Finalmente il nuovo studio è pronto, il canale si sta sempre più evolvendo e oggi inizierà il quarto episodio di domande e risposte e grazie al pacco che mi ha inviato Riku. Sarà il mio episodio preferito, xd. Ehi Fadok da là sotto, hai riparato il tetto? No coglione, non sono un fottuto muratore, ho provato a fare l'idraulico e non è finita molto bene, xd. Vabbè dai, metti qualcosa davanti al buco per evitare che entri qualche ladro, vabbè che siamo al 20° piano, però non si sa mai, e vieni qua che dobbiamo fare il quarto episodio di domande e risposte. Tranquillo, ho messo un metodo meno costoso e anche più efficace per evitare che entrino dei ladri. Bene ragazzi, iniziamo subito, vi dico solo che se volete capire perché il muro era distrutto, vi consiglio di guardare l'episodio 8 di Avventura Eloquendo City, di Riku 9797. Bene, ora cominciamo con le domande. La prima domanda ci arriva da 6averio24. Domanda per Len. Come ci si sente ad avere così tanti fan? Beh, è una domanda non molto semplice da rispondere, ma ti posso dire che mi sento molto felice e soddisfatto, però allo stesso tempo mi sento molto sorpreso, perché penso che c'è gente che fa video anche migliori dei miei, e comunque la gente guarda anche i miei, e niente, un grazie di cuore a tutti i miei iscritti che mi date sempre molte emozioni e anche compagnia. 2. Domanda per Crash. Qual è stata la tua più grande figuraccia? A parte quella del bagno delle donne. Beh, dico semplicemente. Il video porno fatto da Coco. Dai Crash, è una storia passata. Passata o no, è stata comunque una figura di merda. 3. Domanda per l'omino dell'ergastolo. Quali sono per te i pregi e i difetti di Crash? Allora, i difetti è che è un pervertito di merda cazzone troione stronzone, faccia di merdone cazzone, e i pregi sono che è anche un rotto in culo di merda, vabbè, non ha pregi xd. I tuoi difetti omino, non li elenco perché sono più grandi del buco del culo sfondato di quella troia di tua madre, appena ti becco le parole che mi hai detto, te le ficcherò su per il culo. Xalca siloquendista. 1. Costantina chiede al presentatore. Non pensi che stai torturando fin troppo Fadok? Vabbè che è un cazzone, però così è troppo. Costantina, perdonami, ma sti grandissimi cazzi, Fadok da quando è venuto in questo fottuto canale nel periodo di Natale, non ha fatto altro che rompere i miei fottutissimi coglioni. Zitto coglionazzo, Costantina mi ha difeso perché ha capito che stai esagerando e sei un cazzone, xd. A dire il vero, è stata lei a chiamarti cazzone, quindi anche se ti difende, pensa comunque che sei una testa di cazzo xd e xd. Ma porca merda non è giusto, io volevo anche trombare him, passate alla prossima domanda. Non oso immaginare che dirà Costantina. Costantina, dopo che vedrà questo video XD. 2. Salsa chiede a Crash. Traduzione dallo scimmiese. Io spero che quel bastardo di Fassad muoia fra atroci sofferenze, tu come te la passi con Pinstripe? Pare che quel figlio di puttana mi abbia rapito Tarna e scogitato un super piano, ma oramai so già delle cose, appena lo becco gli asfalto il suo merdoso culo e mi riprenderò Tarna. 3. Chiedo a Len. Quando apparirà il terzo Valfas del canale? Sono curioso XD. Allora caro collega, non posso dirtelo ora, ma a fine video la tua domanda riceverà una piccola risposta. Fag052. Qui sta scritto 053, perché Fab ha cambiato account di recente, ma il commento è stato fatto prima del cambio dell'account. 1. Rilaru. Cosa ne pensi di Crash, Coco e Aku Aku? E invece di Koala Kong, Tini, Dingo Daile Uka Uka? Il primo mi sembra un coglionazzo, la seconda è una fottutissima sadica del cazzo e mi spaventa, il terzo non lo conosco, a differenza di quei grandissimi figli di puttana bastardi stronzoni e coglioni di Koala Kong, Tini e Dingo Daile, quei cazzoni merdose, mi hanno rotto i coglioni dalle elementari, giuro che gliela farò pagare cara. Uka Uka non so chi è, anche se ho sentito dire che è meglio non offenderlo. 2. Ordine per Uka Uka. Teletrasportati nella stanza di Irredoquendistiche e inizi a cantare Baby Shark. Col cazzo che farò mai una cosa del genere.
Mi dispiace Uka Uka, ma devi farlo per forza, osi dirmi ciò che devo fare? Nooo, è solo che... Uka Uka non rompere il cazzo, canta sta canzone di merda e finiamola qua, e ringrazio Fab per il file audio che sentirete fra poco XD. Porca puttana, che mi tocca fare? Comunque non mi teletrasporto nella stanza delle birre loquendistiche dato che ci sono quei due coglionazzi. Baby shark doo 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 baby shark doo 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 baby shark doo 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 baby shark. Baby shark doo 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 baby shark doo 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 baby shark doo 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 baby shark. Ok, ora basta. Mi hai umiliato troppo. Vergognati. 3. Ordine per l'omino dell'ergastolo e per le denunce. Confrontatevi faccia a faccia e discutete sulle vostre idee e intenzioni cercando di andare d'accordo, potrebbe scoppiare una rissa. Fottutissimo figlio di fottutissima puttana, la finirei di denunciarmi brutto stronzone e anche di fottermi il lavoro. Ma io ti denunzio perché dissi che me la farai pagare, caccione. Non si può argomentare con te, dato che l'unica cosa che sai dire è io ti denuncio, cazzone, XD XD. Sei patetico! Ma io ti denunzio, perché dissi che so solo te? Ma io ti denunzio, caccione, caccione! No, aspetta, porca puttana, io ti spacco che la faccia da caccione, caccione! Mi dispiace rotto in culo, ma non sai dire nient'altro che cazzone puttanate varie! Sei proprio un troione! E stronzone caccione, tu sei solo un coglionazzo che dice sempre di voler distruggere la pornografia, caccione! Brutto figlio di puttana, io distruggerò la pornografia in nome del buon pudore e anche in onore del mio maestro e guida spirituale, Aleksandr Lukashenko, presidente della Bielorussia. Ma guarda brutta testa di cazzo, se Aleksandr Lukashenko non sa manco chi sei, caccione. Siccome lo stronzo, è lui che mi dona i fottutissimi poteri bielorussizzanti, mischiati con quelli regastolati, sei fottuto stronzone. Ma io ti denunzio, perché pensi c'è Aleksandr Lukashenko t'apprezza, caccione. Giuliano Jackson. Numero 1. Per Ren. Ti piace qualche personaggio di Super Mario Bros? Ovviamente no, ho sempre detto di non essere mai un appassionato di Nintendo, un gioco di Mario me lo gioco più che volentieri, ma non ho personaggi preferiti in questa saga, che va avanti da oltre 30 anni. Numero 2. Per quello che somiglia a Michael Jackson, porca puttana, ma perché tutti si scordano il mio fottutissimo nome, che quello che mi sta simpaticissimo, beh grazie mille per questo, ma lo odi così tanto a Fadok? Guarda Giuliano, dire che trovo simpatico Fadok, sarebbe come dire che gli ebrei apprezzano il nazismo, l'odio a quella testa di cazzo, il giorno che verrà licenziato, spenderò 300 euro in champagne XD e XD. Senti un po' merdoso coglione cazzone, senza di me, questi fottutissimi video non sarebbero così divertenti. Sei divertente come fissare un PC degli anni 80 rotto. Va a cagare stronzone coglione, tanto vedremo chi sarà il primo ad essere licenziato. Beh, in realtà si sa chi verrà licenziato, ma il problema è quando, XDDDDD. Numero 3. Fadok, sperati che con chi? Beh, avevo intenzione di farlo con Costantina, per fortuna non ha sentito quello che ho detto prima, quindi ci posso ancora provare con la XD. Brutto troione stronzone d'un Fadok mardoso, e pensare che t'ho pure difeso, aspetta che vengo nell'universo di Len e ti spacco il culo. Oh porca troia. Mi sa Fadok, che sei leggermente nella merda. XD. Antonio Porto. 1. Domanda per l'enloquendo. Dopo aver finito Crash 4 e Crash Twin Sanity, in futuro porteresti anche i seguenti giochi di Crash che sono qui elencati? Non ti so dire, sui giochi della Game Boy ho qualche idea anche se non sono sicuro di portarli, Nitro Kart forse sì, anche Tag Team Racing, Titans, Dominio sui Mutanti e Crash Boom Bang non li porterò manco se mi puntano un fottutissimo fucile, odio a morte quelle merde schifose, manco li considero giochi di Crash. 2. Domanda per Len. Quali sono i tuoi cattivi barra antagonisti preferiti? Se intendi in generale, di Crash Bandicoot Neocortex, di Metal Gear Solid, Liquid Snake, e purtroppo non me ne ricordo altri. 3. Domanda per l'omino dell'ergastolo. Qual è il tuo vero nome? Cosa?
Io non ho un vero nome, il mio vero nome è proprio l'omino dell'ergastolo, però ti posso svelare il vero nome di lei, ok? Meglio non farlo, mi ammazza. Il vero nome dell'omino delle denunce, ossia faccia da rotto in culo coglione XDXD. Ma io ti denunzio, perché dissi che il mio vero nome è... Fazio da rotto in culo coglione, quando sei tu a fazio da rotto in culo coglione, cazzone. Sixloquendo. 1. Per il presentatore. Visto che sfotti tanto Fadok per non aver perso la verginità, tu invece l'hai persa la verginità? Oh cazzo, un dio santo, dimmi un po' mio caro presentatore del cazzo, tu che mi sfotti tanto, tu hai già ficcato? Passiamo alla prossima domanda. Col cazzo, ora devi rispondere come ho fatto io, altrimenti riceverai la scossa elettrica XD. Porca puttana, che disastro, inculato con la stessa moneta. E vabbè, l'ammetto, anch'io sono ancora vergine, anche se a differenza di Fadok ho avuto una relazione con una ragazza ma finii male, ecco perché prima avevo fatto notare il mio giramento di codoni. Quando ho capito che adesso ci sono i problemi di cuore in questo fottutissimo canale, insomma, mi sta sul cazzo l'amore. Ciò non toglie che sei ancora un vergine. Ciò non toglie che lo sei anche tu, e ciò non toglie che sei una testa di cazzo XDXD. 2. Ordine per Fadok. Mangia una pizza con l'ananas. Cosa? Oh no, è anche già qua, forza Fadok, buon appetito XD. Col cazzo che mangio sta merda, soprattutto per il fatto che l'enloquendo è napoletano, preferisco riprendere il palo in culatore. Come preferisci. No aspetta, ci ho ripensato, adesso l'assaggio. Ah, che schifo. Oh. Vendetta compiuta XD. 3. Ordine per Aku Aku. Fammi un autografo e portamelo a casa, non usare la scusa che non hai le mani per potermelo fare. Va bene, aspetta un attimo che lo scrivo usando la mia fottutissima bocca. Ops, ho sbagliato a scrivere XD, ora ci riprovo. Ecco fatto, ora uso il teletrasporto e te lo porto. Nel frattempo che Fadok vomita, io continuo il video XD X Franklin 3811. 1. Per engine sei utile quanto una ciambella senza buco, Coco non ti vuole, mettitela in quella testa bacata che ti ritrovi. Ehi, ma guarda che non sono più quello d'una volta, soprattutto grazie alle pillol, sono cambiato e un giorno spero di stare con Coco, l'amore della mia vita. Madonna, basta con sti discorsi amorosi, mi fanno girare i miei fottutissimi coglioni. 2. Per l'omino delle denunce. Come fai ad avere un corpo se prima eri assente nei video? Semplice. Dopo che Fazero fin quando mi ha creato, ha deciso poi di donarmi un corpo e ha sfruttato in Walfas tutto qua. 3. Per CJ. Ti saluta Rider del mio universo di X Franklin 3811, cioè io XD. Ciao Rider dell'universo di X Franklin 3811, sono felice che almeno il tuo Rider non è uno stronzo coglione figlio della merda troione bastardone rotto in culo di merda e soprattutto fottuto traditore del cazzo. Marco Manetti. 1. Per Taini, Dingo Dile Koala Kong, chi fra di voi era bravo a scuola? In assoluto io, Koala Kong, avevo la media del 4. Alla fine non siamo mai riusciti a diplomarci, dato che i due e tre erano il nostro pane, ma ci siamo uniti agli ergastolatori. E infatti, e un giorno riusciremo ad aprire il merdoso culo di Crash. Per Coco. Te e Crash siete molto legati, c'è stato un momento speciale insieme che ricordi in particolare? Lo stiamo vivendo in questo momento, ossia la lotta contro l'omino dell'ergastolo, e quindi la lotta per far capire a quel merdosissimo e stronzissimo rotto in culo troione che deve lasciar stare me, mia sorella e tutto il fottutissimo mondo. Bravo Crash, anch'io la penso così. Per Ren. Il tuo personaggio preferito della Marvel e anche della DC? Della Marvel, Spider-Man, e della DC, Batman, che è anche il mio supereroe preferito. Eleanor De Rose. 1. Per Fadok. Ti piacciono i dinosauri? Perché hai uno spinosauro dietro di te che vuole rosicchiarti per cena? Porca puttana che vomitata, ho vomitato anche la cena di Natale mangiata 7 anni fa, maledetto presentatore del cazzo. Oh cazzo, ha un dinosauro... La seconda non è una domanda, ma ringraziamo Eleanor De Rose, lei e Ben hanno anche stretto una buona amicizia su Discord. 3. Per Engine.
È inutile che ci provi con Coco, le ti odierà sempre di più, non vedi quanti calci volanti ti sta dando? Prova a rifletterci su. Cara Eleanor, lo sanno tutti che le ragazze violente, anche a tal punto da sperdirti nei vari paesi dell'Asia centrale e del Caucaso, sono quelle che dimostrano più amore nei confronti delle persone che amano XD. Ok, questa è la più grande cazzata che io abbia mai sentito in tutta la mia fottutissima vita. Laser RV. Per Crash. Pensi che l'omino possa creare un altro Bandicoot per sconfiggerti? Beh, ti dico innanzitutto che la trama della serie eloquendistica è un po' diversa da quella del gioco originale. Io stavo per i cazzi miei e quel figlio di puttana dell'ergastolo rapì Meitana, quindi non mi stupirei se catturasse un altro Bandicoot, gli faccia il lavaggio del cervello per poi usarlo contro di me. Anzi, ora che ci penso, l'omino è troppo coglione, lui che cattura un altro Bandicoot per sconfiggermi, non accadrà mai. Simone Strazzi. Io ho solo una richiesta da fare all'omino dell'ergastolo. Visto che volevi ergastolare il Giappone perché non mandava gli anime e i manga in Italia, posso dedurre che tu gradisca il disegno e l'animazione giapponese, giusto? Allora vorrei consigliarti io un bell'anime Panty and Stocking, guardalo, è bello, non è neanche pornografico. D'accordo, ci darò un'occhiata, ma giuro sull'amore dell'ergastolo, che se vedo solo mezzo seno, vengo a casa tua, ti do l'ergastolo, per poi mandarti in Bielorussia, dove verrai giudicato dall'onnipotente Aleksandr Lukashenko. E una domanda per Snake. Com'è essere tornato su Smash Bros? Molto felice, almeno le nuove generazioni conosceranno un personaggio storico dei videogiochi, anche perché, almeno personalmente, negli ultimi anni, sono usciti sì bei giochi, ma anche parecchia merda. Ah, so che non mi crederai, ma c'è un fottutissimo dinosauro, dobbiamo scappare. No Fadok, lo so benissimo, ma tranquillo che è finto, a differenza del tuo piscio che hai fatto per la paura XD. Fottuto stronzone cazzone di merda, la pagherai un giorno. Un utente da Discord, che preferisce rimanere anonimo, insieme a sua sorella, che preferisce anche lei rimanere anonima, ci chiedono. Domanda 1. Per Embryo. Ma non hai paura di tradire Crash e Coco? Cazzo stai dicendo? Crash m'ha aiutato moltissimo per vendicarmi di quel rotto in culo cazzone troione dell'omino di sto cazzo ergastolo, non li tradirò mai. Domanda per Fadok. Tieni Fadok, ti voglio lasciare un regalo dentro questa cassa per vendicarti. Cosa? Vediamo che c'è dentro sta cassa. Oddio, ma guarda un po'. Fadok, abbassa quell'affare. Caro presentatore, adesso mi vendicherò di tutto quello che mi hai fatto a... No, ti prego Fadok, prometto che sarò gentile con te, ti prego. Mi dispiace figlio di troia, morì. Oh cazzo, è finto. Questo è vero figlio di troia XD. No. Sei da poco tornato qua nella stanza e già sei stato malmenato e inculato XD. Domanda per Ripper Uo, ma perché hai questa camicia di forza? Purtroppo se mi levo questa camicia, dalla felicità d'essere libero, potrei distruggere tutto e tutti, e quindi vi consiglio di non toglierla, perché sarebbe come incollarsi una granata alla mano e togliere la sicura XD. Texanada 96. Xanada non sapeva che si possono fare solo 3 domande, quindi parlando con Len, ha deciso di togliere la prima e la quarta. Allora. 2. Domanda rivolta a Fadok. Fadok, davvero sei riuscito pure a farti prendere in giro dall'omino americano? La prossima volta chi verrà pure? Obama? XD. Non ricordo d'essere stato sfottuto dall'omino americano. Ci penso io, omino americano, Fadok pensa che l'America sia un paese di merda. Fadok è un comunista di merda, perché pensa che l'America sia un paese di merda. Sarebbe da portargli la democrazia in casa. Ma vaffanculo omino americano di merda, la democrazia bisogna infilarla nel buco del culo di quella zoccola puttana troia del cazzo di tua madre, brutto figlio di puttana come osi, ma tanto insultare le madri, è tipico di voi comunisti. Sarebbe da portarti la democrazia in casa. 3. Domanda rivolta a Engino, ossia Engine XD. Come vanno i rapporti fra te e l'omino americano? Ti ha mai portato la democrazia in casa? Mi ha detto che siete cugini.
Sì, purtroppo quel coglionazzo è mio cugino, invece di pensare alla figa come faccio io, ha pensato alla politica e rompere il cazzo a tutti coloro che non la pensano come lui, e per lui anche ammazzare una mosca è tipico dei comunisti. Cugino, manco a farlo apposta, Mosca era la capitale dell'Unione Sovietica, quindi capitale di quei comunisti di merda, e mi dispiace dirtelo, ma sei anche tu un comunista di merda, perché pensi sempre alla figa e ci provi con Coco. Sarebbe da portarti la democrazia in casa. Ma che cazzo c'entra né coglionazzo? Ma vaffanculo, appassionati un po' alla figa e ti faccio vedere come ti scordi sta politica di merda. Ultima domanda rivolta a Len. Len, vogliamo sapere gli hentai che ti guardi XD, a parte gli scherzi, quale anime stai seguendo attualmente? Ultimamente, sto dando un'occhiata agli anime che guardava mio padre da piccolo, Yatamam, Ashita no Joe, in Italia Rocky Joe eccetera, anche se fino a qualche mese fa ho visto Scimonetta che mi è piaciuto abbastanza, niente di spettacolare, ma godibile. JackTubeNet. Per Nefario Ustropi. Visti gli orologi e ingranaggi che hai sulla tua corazza, ma sei appassionato di orologeria? Beh, più che un appassionato, questi orologi servono per controllare il tempo e ci sono tutti gli orari d'ogni fottutissimo paese, anche se dovrei un attimo aggiornarli. Qui ho ancora l'orario della Jugoslavia e della Germania Est, minchia, anche dell'antico Egitto, anche se non esistevano orari XD. 2. Per Coco. Visto che Engine continuerà a provarci con te fino alla morte, non ti converrebbe prendere il bazooka di Crash e sparargli in testa? Almeno la smetterà una volta per tutte di flirtare con te. Se tornerà a fare il pervertito, prima lo picchio a morte mentre vola per il, basta Azerbaijan, per il, vediamo, Kirghizistan, gli sparo con il bazooka pieno di mele esplosive inculatrici, così si leva dal cazzo una volta per tutte. 3. Per l'omino dell'ergastolo. Sento che in un futuro non troppo lontano sarai costretto ad allearti con Crash, cosa penseresti se ciò dovesse accadere? Ma manco per il cazzo! Mai mi allerò con quel pervertito troione stronzone faccia di merda di Crash. Io già sono alleato degli ergastolatori e di Alexandr Lukashenko. Hai rotto il cazzo con sta storia? Comunque dubito che esisterà un futuro in cui ci alleremmo, dato che manca ancora poco e farai una fine più merdosa del tuo essere, fottuto coglione. Comunque Jack, grazie per non aver fatto domande a Fadok, ma purtroppo altri l'hanno fatto, ti ho creditato i soldi sul tuo conto, anche se io volevo ammazzare Fadok XD. Fottiti merdoso coglionazzo di merda, e continuiamo, anzi, per la prima volta voglio leggere io. Ah, perché sai leggere? Ma vaffanculo brutto stronzo. Maurizio Annunziata. 1. Domanda per Len. Ma nei video di Crash Team Racing come fai a sapere ogni volta cosa succede esattamente anche se non si vede nello schermo? Cioè voglio dire, come fai a sapere ogni volta chi colpisce Crash o chi per lui anche se non si vede sempre chiaramente nello schermo? Ma guardi i replay e li memorizzi? Non ho proprio capito al 100% la tua domanda, semplicemente, quando registro il video e poi lo edito con Camtasia, si può rallentare, andare avanti e indietro con il video e quindi si possono vedere i dettagli. 2. Domanda per l'annunciatore eloquendistico. Ma come ti chiami? Perché nessuno ti chiama mai per nome? Perdonami le curiosità. Cazzo vero, ti tocca di nuovo parlare XD. Fadok di merda, preferisco prendere la scossa elettrica piuttosto che dire il mio vero fottutissimo nome. Cioè quello che ho usato io per fingermi idraulico XD. Fadok grandissimo coglionazzo stronzone troione figlio della merda cazzone, non t'ammazzo solo perché c'è qualcuno che t'ha fatto una domanda, ma giuro che in questo momento ti staccherei la testa per ficcartela nel culo. Sti cazzi, t'hanno sgamato il nome presentatore, o dovrei dire Pierpuzzi? Vaffanculo Fadok, un giorno te la farò pagare. Ebbene sì, il mio vero nome è Pierpuzzi, ma vi prego di chiamarmi sempre presentatore eloquendistico, visto che mi sta sul cazzo il mio nome merdoso. 3. Domanda per Polar. Ma se sei amico di Crash Company, perché nelle discussioni durante le corse ti dimostri quasi sempre neutrale e non cerchi quasi mai di difendere i tuoi amici? Capisco che vuoi vincere la gara, ma almeno sii più gentile almeno con Crash come pura lo è con Coco XD.
Molto semplice, a me me ne importa solo della vittoria, in quanto è una cazzo di gara individuale, quindi fanculo la cooperatività, anche perché sparano sempre puttanate e merdose ogni fottutissima volta che facciamo le gare, e parlano di certi argomenti come quello di Engine che si vuole fare cocco, che mi stanno altamente sui miei fottutissimi coglioni, porca puttana zoccola di merda e cogliona, troiona del cazzo bastardone figlia di puttanone. Dumloquendo 93. 1. Fadok, conosco una che ti vuole, molto presto anche nel mio canale farò una cosa simile, ma come vlogloquendo e rivelare novità, comunque la vorresti conoscere? Minchia, dunque domande sono, ovvio che voglio conoscerle anche Sco, vabbè, per quello un po' di tempo XD. Se posso darti un consiglio ad non far conoscere questo coglionazzo a quella ragazza, va a finire che poi lei finisce in galera per omicidio XD. Il tuo nome è così merdoso che dovrebbe essere più illegale d'un omicidio XD. Prendilo in culo coglionazzo. 2. Lei n'hai mai pensato che Crash potrebbe allenarsi con Aku Aku per diventare più forte? Beh, perché no? 3. Uka Uka, lo sai che la versione del mio universo è pericoloso al punto da distruggere tutti i multiversi. Se tenterà di farlo ti accetteresti di collaborare con il maestro Dudika? Perché se non lo fai finiresti male fidati, Aslolix di. Conosco Dudika, tant'è che ho usato anche una sua battuta in un video, beh, se Uka Uka il marcio dovesse venire a scassare la minchia anche qui, non avrei altra scelta che collaborare con Dudika, altrimenti, come si vuol dire, saranno cazzi nostri. Riku 9797. Grazie ancora del pacco, fra poco vedremo che contiene XD. Per Uka Uka. Se leggi questa domanda, sarai intrappolato indietro nel tempo o non, con l'omino dell'ergastolo, io ti ho cercato di avvertirti ma anche di salvarti dalla influenza dell'incompetenza dell'omino dell'ergastolo, avresti dovuto ascoltarmi, saresti passato dalla parte dell'omino presentatore, del cazzo, sì, è un omino, ma è più sveglio rispetto ai quei due coglionazzi degli omini, il frutto della domanda, perché non passi dalla parte dell'omino presentatore? Hai rotto i coglioni con sta storia, che finirò intrappolato nel fottutissimo tempo, però facciamo così. Se l'omino dell'ergastolo fallisce, vedrò di passare dalla parte di questo omino presentatore del cazzo. Per Taini. Dai, è inutile che ti vanti che hai avuto successo con le donne, che hai fatto 3 quintali di muscoli che i bodybuilder ti invidierebbero, o che farai il culo a Crash, non ti sei accorto perché tua madre e i tuoi amici ti chiamano sempre Taini? Che cazzo stai dicendo? A me le donne venivano tutte da me, in tutti i sensi, e poi che significherebbe Taini? Taini in inglese significa minuscolo. Ma porca per Crash. Ebbene sì, ero io quell'iscritto, anche se posso essere sincero, te lo avrei detto nel prossimo domande e risposte, ma quella testa de cazzo di Fadok ha rovinato tutto, un giorno di questi ti ammazzo di sfuriate, grazie e mi faresti un enorme piacere XD. Ma vaffanculo coglione e continua a leggere. Subito rotto nel culo. Dicevamo, ma l'ho fatto perché sapevo benissimo che saresti incazzato e mi ero divertito molto, sei abbastanza scioccato? PS, non mi pento di nulla, e lo rifarei di nuovo, ma di peggio. Beh caro Riku, non posso offenderti per ovvie ragioni, ma posso solo dirti che un giorno verrò lì a Loquendo City a pareggiare i fottuti conti, ma ti ringrazio per le battute perverse contro l'omino XD. Metalidrapok di Gibroni. 1. Per il triceratopo. Visto che Engine è da solo ovunque venga scaraventato lontano, perché non fai a fargli un po' di compagnia? Beh, in questo momento Engine è di nuovo in Italia, ma la prossima volta che verrà spedito in Azerbaijan, mi porterò anche un po' di ketchup XD. 2. Per Dingo Dile. Come ci si sente ad essere un miscuglio di parti di animali diversi? Beh, anni fa mi sentivo a disagio perché alle medie, mi prendevano per il culo quando mi guardavano la coda, e mi dicevano, ma il coccodrillo come fa? E io una volta risposi, beh, come fa quella troia di tua madre quando sta con un altro uomo XD? 3. Per l'omino ergastolante, o Taini e colleghi. Come mai odiate così tanto Crash?
Io l'odio quel merduzzo perché è un pervertito, perché fa sempre reati pornografici parlando della sua vita sessuale con Tarna e perché non vuole sottomettersi al potere di Nelo Russo Ergastolante. Io l'odio perché si crede un figo e perché è un coglionazzo merdoso e io giuro che gli ficcherò questa lancia nel culo che volerà in un bellissimo luogo. Ossia fanculo XD. Io l'odio perché mi ha battuto e perché ha fatto del male ai miei vecchi amici di scuola. Se lo becco lo cucino con le patate. Ho già preso l'olio extravergine d'oliva, rosmarino, aceto e il forno già preriscaldato a 200 fottutissimi gradi. Bene ragazzi, il video è finito e vi do l'annuncio di fine video. Anch'io, l'Enloquendo Chill, farò una cosiddetta serie anime Loquendo, e, probabilmente, già settimana prossima, potrebbe uscire il primo episodio e, oltre al presentatore e a Fadok, appariranno altri due personaggi, due nuovi Valfas, anche se, ve lo dico già da ora, nel primo episodio sarete un po' confusi, ma pian pian, tutta la confusione sparirà. Siete emozionati ragazzi? A voia, conoscerò tante belle gnocche XD. Anch'io sono emozionato, però Fadok, vorrei mostrarti una piccola cosa. Vale a dire? Tu vieni nello studio e la vedrai. Vedi Fadok, mi sono reso conto di essere stato sempre un po' troppo cattivo con te, quindi mi sono fatto spedire da Riku, riviste e DVD hentai direttamente da Loquendo City. Oddio non ci posso credere, allora non sei così figlio di Troia, grazie presentatore, se tu fossi una donna, staremo già a letto XD. Sì sì certo, ora se non ti dispiace, vado a fare una passeggiata, buon divertimento con quella roba lì. Sono troppo emozionato, vediamo un po'. Ma grandissimo figlio di...